perché Lecce viene da un momento molto positivo, come veniamo noi da un momento molto positivo, e secondo me dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Continuiamo ad analizzare questa partita. La scelta di da parte di Nesta di schierare Mazzocchi dal primo minuto per una soluzione diversa, questa volta di spingere almeno su uno dei due lati, no? L'altra volta avevate giocato con due terzini bloccati. Ma secondo me è il mister a decidere chi gioca o meno. Noi non dobbiamo fare altro che allenarci sempre al 100%, come secondo me sto facendo, e sfruttare le occasioni che ci vengono date. C'è chiaramente un po' di amarezza, questo è vero, perché sono due punti persi, però almeno la consapevolezza di un Perugia completamente rinato. Forse in trasferta avete raccolto molto meno di quanto avete seminato, se pensiamo anche a altre gare tipo Salerno e Verona, ma è una giornata positiva questa? Ma sì, secondo me è una giornata positiva, perché oggi portiamo un punto a casa molto, secondo me molto importante, come ho detto prima, contro una squadra che sta facendo un gran campionato. E niente, secondo me portiamo un punto molto importante a casa. Per quanto riguarda invece il primo tempo, loro praticamente non hanno creato mai nulla, è arrivata quella grande occasione per Melchiorri, certo è vero, con un po' più di precisione questa partita poteva essere portata a casa. Ecco, è mancato proprio il guizzo finale, poi è stato anche bravo il portiere di casa, questo va detto. Ma sicuramente, come ho detto adesso, abbiamo giocato contro una squadra forte. Sicuramente dobbiamo sfruttare le occasioni che ci creiamo, come ho detto prima, ma noi se quest'oggi usciamo a testa alta. Grazie a Mazzocchi, complimenti ancora.